A me dispiace molto aver vissuto uno scontro del genere e trovo veramente triste anche il modo in cui lei puntualmente cerca di rendersi vittima di ogni situazione. Come avete benissimo visto nel video, io vedi, interrompe puntualmente. Come si è visto nel video, io l'ho chiamata, come si fa spesso in questa casa, ci sono urla ben più forti qui dentro, e ho chiamato Miriana, normalissimo, è uscita fuori evidentemente presa dalla nomination, presa dalla giornata, presa dal sonnellino, dal riposino, dal tuo nervosismo in generale, ha tirato fuori questo modo. Tra l'altro è tornata dopo circa un'ora a venire a dirmi queste cose, quindi ha avuto il tempo di dire no, non sono stata io, nonostante fosse stata lei col ferro. In più poi è tornata di là, è ritornata dopo un'ora per dirmi e fare questa scenata. Puntualmente inizia a darmi mille aggettivi veramente poco gradevoli e poi dice puntualmente che sono io a volere la guerra o a fare cose quando io neanche ti stavo parlando. Sei tornata e hai voluto iniziare a... Miriana, come rispondi a Soleil? È veramente ridicolo e non che come al solito racconta una storia tutta sua. No, sei visto, Miri? Mi fai parlare? Prego. Grazie. Intanto non è vero che sono tornata dopo un'ora, sono rientrata un attimo in camera perché veramente mi ero svegliata, mi ero un attimo appoggiata come no, loro magari no. Non sono tornata dopo un'ora. Non si è vista purtroppo. Avevo la coda e poi avevo i capelli tutti fatti. Se dici cose sensate, sì, altrimenti ti interrompo. Ma se tu menti... Menti, ma per non avere mento, ragione. Avevo la coda che dovevo ancora iniziare a fare i capelli. E poi la vedete questa chioma, sapete quanto ci vuole per farla? E lì avevo finito.